di Francesco Battistini. Inviato Paolo Foschi e redazione online Notizie della in Ucraina, mercoledì 21 giugno in diretta. Il presidente ucraino: i progressi nella controffensiva sono più lenti del previsto. Mosca mette al bando il WWF Putin durante l'incontro con i diplomati delle accademie militari. Contro russo sul fronte orientale per rimuovere l'iniziativa a Kiev. La replica di Zelensky: stiamo liberando i territori a sud e a est. Xi riceve Blinken a Pechino, discussioni franche. Progressi compiuti. 1718 Kiev, avanziamo Tavria. A sud Zaporizhzhia, l'esercito ucraino continua ad avanzare in direzione Tavria. A sud Zaporizhzhia, Berdyansk e Melitopol. Lo riferisce il comandante del gruppo delle forze operative e strategiche dell'area, Alexander Tarnavsky, citato da Ukrainska Pravda. In direzione di Tavria, il nostro esercito mette sistematicamente fuori posizione il nemico e continua ad avanzare. I successi delle forze di difesa sono già visibili. Le unità missilistiche e di artiglieria hanno effettuato 1119 missioni di tiro durante la giornata, racconta Tarnavsky. Nelle ultime due settimane, le forze ucraine hanno annunciato di aver liberato 8 insediamenti nella stessa direzione, che portano a Berdyansk e Melitopol. 1707 Parolin: spero nella pace ma ora non vedo prospettive. Per la pace in Ucraina nutro una speranza realistica. Nel senso, dobbiamo continuare ad offrire canali di pace attraverso mediazioni e buoni uffici. Ma non mi sembra che attualmente ci siano grandi prospettive e queste offerte vengano accolte. Lo ha detto oggi a Udine il CARD. Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, in un'assemblea pubblica. Tutto il mondo è preoccupato per questa, ha proseguito, e tutta la comunità internazionale deve continuare ad offrire prospettive di pace. Poi ci sono anche le iniziative particolari come quelle della Santa Sede, che fin dall'inizio hanno offerto disponibilità alla mediazione. 1650, ieri Mosca ha aumentato 60 gli attacchi aerei giornalieri. Ieri le forze russe hanno aumentato del 60 gli attacchi aerei sull'Ucraina rispetto alla media giornaliera mese di giugno. Lo riferisce Civ Post, spiegando che lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina, nel suo ultimo briefing, ha rivelato che martedì 20 giugno sono stati effettuati 83 attacchi aerei russi. Il 60 in più rispetto ai 53 effettuati media ogni giorno nel mese di giugno. In totale, secondo l'analisi della media ucraina, nel mese in corso la Russia ha condotto 1126 raid aerei sul territorio ucraino. Il numero più alto è stato registrato l'11 giugno, quando gli attacchi sono stati 92. 1641 Prigojin: gravi perdite russe tenute nascoste. La controffensiva ucraina comporta gravi problemi e perdite per le forze russe, che vengono tenute nascoste dai comandi militari, che in questo modo ingannano il presidente Putin e il popolo russo. Lo ha detto il capo della compagnia militare privata Wagner, Yevgeny Prigojin, in un nuovo audio pubblicato sul